Hanno piantato delle piccole piantine in vasi colorati e realizzato dei lavoretti con la pasta e altri materiali riciclabili, i quali hanno dato una nuova vita ai bambini che hanno partecipato alla manifestazione di Legambiente in piazza Garibaldi. Proprio vicino alla Fontana del Tritone, tra la cattedrale e la chiesa di San Sebastiano, infatti, sono state allestite le tre aree, quella del dibattito, del baratto e del riciclo, grazie alla carovana dell'economia circolare di Legambiente. Nelle due giornate di oggi e di domenica si svolgerà anche l'iniziativa Puliamo il Mondo, coinvolgendo le scuole secondarie, ma anche gli enti e i cittadini. Le due campagne che abbiamo unito, quella della carovana dell'economia circolare per valorizzare esempi di economia circolare e la campagna storica di Legambiente Puliamo il Mondo, che è arrivata alla 30ª edizione. È un momento di riflessione della qualità. Ecco, è nato Caltanissetta, ha superato il 60% di raccolta differenziata, però ecco, dobbiamo ancora lavorare molto sulla qualità. Alcune cose buone le registriamo, cioè fino a qualche anno fa entravamo in una classe o veniva come questa mattina, stavamo venendo delle classi a visitare la carovana, chiedevamo quanti in famiglia facevano la raccolta differenziata, alzavano la mano 3-4 bambini, ora devo dire sono il 90% dei bambini di ogni classe che fanno la differenziata e questo è un dato positivo. Dobbiamo molto lavorare ancora sulla qualità, bisogna togliere di mezzo la plastica, i comuni, le scuole dovrebbero attrezzarsi per togliere di mezzo la plastica. Quindi la qualità dell'organico è importante perché l'organico lo mandiamo alla SNAM, a Grotta Rossa, e produciamo biometano. Quindi ecco, spazi di miglioramento molto, è una bella iniziativa questa di questi giorni perché mettiamo in rete tanti attori e ora domenica andremo, anzi invitiamo i cittadini a venire domenica mattina a ripulire insieme a noi alcune strade, in particolare la SS640, alle ore 11 saremo sulla SS640 che sarebbe la Caltanissetta Agrigento. Mentre alle ore 9, quindi prima, saremo sulla SP2, una strada provinciale vicino, diciamo, al bivio del Borgo Santa Rita. Chi vuole venirci a aiutare, ci saranno mezzi, guanti e quanto serve per ripulire e rimuovere in maniera, diciamo, straordinaria queste discariche abusive. L'obiettivo è quello di creare una sinergia tra gli enti coinvolti, ma anche chi gestisce il servizio della raccolta rifiuti, creando un tavolo per poter discutere delle problematiche. Vedere le discariche abusive lungo le strade non può esistere, bisogna mettersi attorno a un tavolo e devo dire che questo tavolo stiamo riuscendo a farlo, e quindi, però non ci siamo riusciti entro, diciamo, giorno 2, lo faremo dopo. La prefettura era molto contenta di questa iniziativa e quello è, ecco, l'obiettivo vero, cioè ognuno deve fare qualche cosa.